visto, alcuni vedono con gli occhiali senza rene, Ciabatti non l'ho visto, e ci sei tu, ok, scusa. E Rosa Filippini, che io tengo sempre ad invitare perché è un'associazione di italiste, non vedo. Mancano le sedie. Mettiamo un attimo un po' di sedie, per favore. Che sei? Io considero sempre questi incontri come incontri di lavoro, quindi do pochissima formalità, chi mi conosce sono pochissimo formale da questo punto di vista. Ogni mio incontro cerco di tirare fuori qualcosa. E quindi concludo questa rassegna sull'esterno con un altro punto che non è uscito fuori. Massimo Beccarelli lo sa bene, ad esempio nell'ambito del cruscotto, del gruppo di lavoro sul cruscotto e la decarbonizzazione, noi abbiamo posto il problema rifiuti, no? Dal punto di vista emissivo, come uno parallelo a quello dell'agricoltura, per essere chiaro. Abbiamo portato dentro alcuni tematismi, no? Che normalmente nella costruzione dei modelli complessivi non dico che sono trascurati, ma sono comunque lasciati. Poi c'è la seconda parte. La seconda parte l'hanno espressa, parte l'ho espressa io, parte l'hanno espressa i colleghi della legge. No, non c'è tratto. Noi abbiamo bisogno del mondo esterno. Manzini. Per attuare la legge completamente, noi abbiamo bisogno del mondo esterno. Manzini l'ha messo là. Dico la Presidente, cioè, quindi diciamo anche i termini politici. Noi abbiamo bisogno che il mondo esterno ci aiuti a chiedere alle istituzioni e alla politica di dotarci di quegli strumenti, no, per i quali possiamo svolgere questo lavoro. Prima ho fatto l'accenno al tracciamento, no, dei rifiuti e quindi al superamento o all'affiancamento del MUD come unico elemento, però mi rifaccio anche a tutti gli altri sistemi di monitoraggio, fisici o non fisici, no, che sono necessari per lo svolgimento del nostro lavoro. Noi ce la mettiamo tutta, prego, venite qua, le gare non venite acceso. Che mi sembra anche lui. Allora, il punto centrale, noi ce la metteremo tutta nell'alzare ulteriormente il livello della qualità, diciamo il tempismo col quale presentiamo i dati, però abbiamo bisogno di sostanzialmente il vostro aiuto per invece affermare ciò che ci manca verso l'esterno. Io ho fatto grandissima fatica in questi 6 anni, i colleghi lo sanno, presentando emendamenti, colleghi del Senato e della Camera, i quali non sono riusciti a dire, non sono riusciti a dare ordine, non si sono trasformati in atto legislativo. E oggi questo Paese, ad esempio, sulla qualità delle acque ha una densità di 1200 punti di prelievo, che è concentrata all'80% nel centro-nord, anzi certe regioni non esiste neppure. Quindi abbiamo una disparità, diciamo, di osservazione, quindi poi di sintesi complessiva, della quale non possiamo più tenere. Secondo punto, sottolineato sia da Franco Lupo che da Luca, ma anche la mia brevissima commissione. Giustamente noi presentiamo i dati secchi, oggettivamente noi facciamo anche delle analisi, cioè sostanzialmente ci facciamo delle idee. Allora, anche la tavola rotonda è un luogo per maggiori analisi, al di là del dato o informazione. Quindi dico anche degli indicatori, cioè di quarto livello di lavorare. Su questo abbiamo bisogno di voi. Abbiamo bisogno dei vostri punti di vista. Anche scontrandoci. Allora io credo, nella proposta iniziale, che per tematismi, così come succede anche in Presidenza del Consiglio, senza Presidenza del Consiglio o con Presidenza del Consiglio, il sistema deve avere dei luoghi permanenti in cui ci incontriamo e ci confrontiamo su questo, non convegnistici, sui quali ci troviamo benissimo, facciamo tutto quello che vogliamo, ma dei luoghi di lavoro. Io dentro l'ISPO che era altro, nello statuto ci sono i tavoli strategici, i tavoli di coordinamento strategico su tematismi ampi, ambiente, agricoltura, appunto ciclo del carbonio, no? emissioni e processi di decarbonizzazione, cioè non tenendoli separati ma legandoli in qualche modo. Allora io credo che col nuovo sistema sarebbe opportuno con voi, rappresentanza delle categorie, rappresentanza degli interessi diffusi, rappresentanza delle idee, rappresentanza della comunità scientifica, con la quale noi abbiamo invitato. Noi dobbiamo complementarizzare al più presto questo elemento con un elemento strategico, strutturale all'interno. Questa è la mia proposta, quindi per quanto riguarda i rifiuti,
molto chiaramente in tutti i suoi aspetti, sia rifiuti solidi urbani, sia rifiuti speciali, pericolosi o non pericolosi, la mia proposta è di costituire comunque presso un sistema nazionale della protezione ambientale a fianco al Consiglio federale. Non ho voluto mettere federale, per me sempre il Consiglio federale perché è un concorso, quindi vedo l'epoca, vedo la visione positiva del federalismo coordinato, una struttura che in qualche modo non si rappresenti sempre sul tavolo delle sedute qua, ma sia un luogo nel quale ci confrontiamo, interno e esterno. ISPRA agenzie, d'accordo? ISPRA agenzie e sostanzialmente, o agenzie ISPRA, dicono poco, non mi importa quello che cos'è, cioè il sistema da una parte e dall'altra le categorie. Ecco, io ho introdotto così questa tavola rotonda, lascio a voi quindi declinare come volete i numeri, dati, considerazioni che abbiamo fatto. Io spero vi siano date anche indicazioni, adesioni o altre cose rispetto a questi ultimi sei mesi del mio mandato nel quale vorrei portare. Tenete conto che quello ha detto Luca Marchesi, lo sottolineo anche a voi, ci dovete accompagnare. C'è un difetto, credo, in questa nostra Repubblica, che quelle si fanno le leggi e poi non si fanno i decreti attuativi. O sbaglio? No? Quindi, giustamente il Parlamento fa il suo lavoro, o se di proposta governativa fa il suo lavoro, però poi non si va oltre. E allora dice che non esiste. Il sistema non esiste, non esistono tutti i processi che possono. Potremmo mettere le cose mettere in piedi. Allora noi abbiamo 180 giorni per portare a regime quello che è un pacchetto dei decreti della legge. Noi chiederemo una vigilanza, in questo momento l'ho chiesta la sottosegretaria Legata, che ci sia una vigilanza sul tempismo della decretazione. Noi, come ha detto Luca Marchesi, come sistema ci stiamo già lavorando, come si sa, abbiamo già lavorato su lei. E abbiamo già la proposta interna di letta, siamo molto avanti nella lavorazione sul sistema, però abbiamo bisogno di voi dall'esterno che chiediate che questo sia realizzato e formalizzato. Questo è un elemento importante. Poi non ci potete dire che non ce la facciamo, ce la facciamo se non siamo accompagnati. E io avevo la parola. Grazie. Provo a raccogliere il tuo invito, quindi entrare nel merito. Certo, anche il tema del sistema delle agenzie è molto stimolante, però avendo un tempo limitato, provo a entrare nel merito solo del rapporto sui redditi speciali. Ora, il dato positivo intanto, di solito questi rapporti servono a evidenziare le carenze. Qui abbiamo un dato positivo enorme, questo record europeo del recupero di materia, quindi del riciclo dei rifiuti speciali prodotti in Italia. È il livello più elevato d'Europa, 72,4% e 81 milioni di tonnellate, non pericolosi ovviamente, sto parlando. Calcio abbiamo perso i rigori, però battiamo la Germania nel recupero dei rifiuti speciali non pericolosi, il livello è più elevato. E quando abbiamo un risultato positivo bisognerebbe capire perché. Perché una delle altre nostre peculiarità è a volte non valorizzare le cose positive e rischiare di comprometterle. Succede anche in altri settori, sempre della gestione dei rifiuti. Per esempio, noi abbiamo ottimi dati sul recupero e riciclo degli imballaggi e abbiamo una discussione aperta come se sugli imballaggi fossimo, che ne so, la Grecia. Allora, l'industria manifatturiera italiana, ovviamente, per quella parte che sono 70 milioni su 120 circa sono dell'industria mancata, gli altri 50, adesso semplifico i numeri, sono costruzione e demolizione. L'industria manifatturiera italiana è particolarmente virtuosa nel recupero di materia, nel riciclo dei rifiuti che produce. Noi siamo alla vigilia di nuove direttive europee sulla economia circolare. La manifattura italiana è già in buona parte inserita nell'economia.
circolare. Poi è chiaro che l'economia non è solo circolare, non è solo gestione del rifiuto e recupero, ma è anche prevenzione, quindi riduzione della produzione. Verissimo. È difficile fare delle comparazioni, se mi permettete, perché abbiamo avuto degli anni di recessione terribile, quindi. E poi c'è, quando si parla di rifiuti a livello aggregato, un conto è il dato del rifiuto indagato e individuato, un conto è il dato del rifiuto prodotto. A volte il rifiuto aumenta perché viene calcolato meglio, perché il reperimento dei dati è più accurato. È difficile fare una connessione fra produzione, che indubbiamente è calata in maniera, abbiamo perso quasi il 20% della produzione durante la recessione 2009-2014, quindi è evidente che anche la produzione, però c'è stato un maggiore affinamento, maggiore attenzione grazie anche al nostro lavoro nella raccolta dei dati, e quindi questo calo non si riflette nella medesima percentuale. Probabilmente che c'entra, invece il dato sul recupero, riciclo di materia, quello è un dato misurato, quindi si è fatto da, perché deriva dagli impianti, e questo è controllato, non è un'opinione, è un dato vero. Dicevo, siamo alla vigilia del nuovo pacchetto di direttive, e come sapete c'è questa discussione sull'end of waste, che inciderà sul recupero di materia anche nell'industria manifatturiera. A mio parere noi siamo riusciti a tenere un livello alto, perché abbiamo anticipato il recupero di materia con procedura semplificata, avendo un quadro che era quello pre-97, febbraio 98 se volete, che ricorderete era un quadro molto complicato di 17 decreti continuamente reiterati e mai convertiti, in una condizione disastrosa. Allora, ci fu anche un dibattito, adesso io lo seguivo, ero giovanissimo, però non lo ricordo, se era corretto o meno attuare una procedura semplificata con descrizione delle procedure tecniche, come fu il modello 5 febbraio 98, oppure invece la procedura semplificata avrebbe dato adito a degli abusi, a un sistema distorto e scorretto. E quindi era semplificazione contro il riciclo corretto. Io questa discussione la voglio riprendere, perché è tuttora presente anche nella discussione sull'end of waste. Noi abbiamo bisogno di norme semplici e tecnicamente chiare. Non essere riusciti a articolare ulteriormente i decreti end of waste, lo ritengo un limite. Abbiamo per fortuna salvaguardato fino ad ora i decreti 5 febbraio 98 e anche quell'altro, comunque le quantità le ha fatte di recupero del 5 febbraio 98. Questo dovrebbe essere per me un punto di riferimento nel recepimento della nuova direttiva, salvaguardiamo, perché ovviamente la tendenza sarà quella di dire, siccome non ci sono i regolamenti europei, che secondo me era sbagliato pensare che con dei regolamenti europei si potesse regolare tutte le singole tipologie di attività di recupero dei rifiuti, e che ne si potessero complicare ulteriormente con norme di tipo europeo. Infatti ne sono state fatte tre, al quarto non so che fine ha fatto, perché non l'ho più seguito. Adesso qual è il rischio che vedo? È che torniamo al caso per caso affidato solo alla singola regione, con due risultati: che la regione non si decide, alcune tanto di cappello alle ARPA hanno lavorato bene, ma c'è una differenza fra le regioni che è purtroppo una delle debolezze del sistema anche riformato, e che queste disparità di livello organizzativo qualitativo regionale è superato nella metodologia, ma signori, bisogna metterci soldi, personale, qualità, in modo da avere lo stesso modello e la stessa capacità in Emilia Romagna e in Sicilia.
cosa che per ora mi sembra, non mi sembra proprio un obiettivo già realizzato. Quindi noi rischiamo di avere dei sistemi autorizzativi delle attività di recupero che al recupero completo determina un end of waste di notevole differenziazione di tempi e di contenuti, e questo è un tempi, contenuti vuol dire complicazioni, cose non necessarie, eccetera eccetera. Invece la mia proposta è: utilizziamo il modello ovviamente aggiornato del 5 febbraio 98, che perché sia una norma tecnicamente fatta benissimo, io giudizio è spassionato, è obiettivo, richiede qualche aggiornamento, perché le tecnologie sono andate avanti, cioè attività di recupero che si facevano nel 96 oggi sono cambiate, ed è paradossale che non siamo riusciti ad aggiornare le tecniche, ma è molto meglio aggiornare le tecniche, e non era un decreto, quando voi vi ricorderete, era una procedura semplificata, poi l'abbiamo reso giustamente, se il recupero è completo è meglio. Però questa cosa qui io penso che va recuperata per non peggiorare, perché non è che abbiamo fatto grossi miglioramenti, alcuni casi veramente ci sono che non si sono adeguati, perché aspettiamo ancora le norme che non erano previste nel DM del febbraio 98, perché quelle tecnologie non erano spiegate, oppure quel tipo di rifiuto non era considerato. Quindi prima la conservazione. Valorizziamo quello che ha dato buoni risultati, le norme buone sono quelle che producono risultati positivi, il resto fa corretto se non produce buoni risultati. E va aggiornato salvaguardando questo livello record del riciclo di materia della manifattura italiana, che questo rapporto evidenzia in maniera così netta. Qualche problema, avete accennato, secondo me il problema non è le stime, perché ormai le stime si utilizzano in vari studi, ci sono delle tecniche affinate di stima, non bisogna affinare le tecniche, a volte molti dati ci sono e non vengono utilizzati. Io non insisterei, dice, bisogna fare i good, qualcuno dice non avete voluto il sistema, ma non è che dobbiamo proprio volerci male in ogni caso, le cose che non funzionano, non funzionano, gli studi, si fanno gli studi e si individuano i dati, ci sono i modelli, non è una parolaccia la modellistica, la statistica è una tecnica di indagine che viene ampiamente utilizzata in vari campi, e va bene che sia utilizzata anche nel campo dei rifiuti, non è per forza che devo registrare, andare a pesare ogni chilo, vedere cosa entra, cosa esce, ci sono gli studi, si fanno gli studi di settore e si valutano con varie tecniche, con i margini di errore, e queste sono da affinare. Io credo che qui possiate fare un ottimo lavoro, già avete molto impostato questo lavoro qui, i dati che comunque tema ISPRA ARPA fornisce sono già dati validati, interessanti e con margini di errore limitato. Ok, ci sono alcune anomalie, io ne cito una, quella che mi sembra più evidente, quella dei dati sui rifiuti inerti da costruzione e demolizione. Beh, non è una cosa nuova. Però la comparazione europea di questi dati è insomma qualcosa che non va, cioè, perché noi è già stato detto produciamo circa 50 milioni di tonnellate all'anno, ovviamente voi sapete che la Francia ne produce 240.000 rotti, che la Germania ne produce quasi 200.000, che il Regno Unito 100.000, limitiamoci a questi tre. 50 milioni rispetto a 240, 200 mila, 200 milioni o 100, c'è qualcosa, diciamo, di non tanto piccolo, perché insomma 150 milioni di tonnellate di differenza è una quantità significativa, sul quale
fare una valutazione un po' approfondita, che non si limita a dire sono stime, che vuol dire, perché loro che fanno, li vanno a pesare, sono tutti dati stimati. Io penso che un po' ce ne accorgiamo che qui il problema esiste, perché mentre di certi flussi di rifiuto abbiamo un controllo completo, basta circolare un po' nel territorio italiano e noi troviamo ancora abbandoni di rifiuti da ristrutturazione, demolizioni, ai lati delle strade, nei boschi. Questo, il tema di questa filiera non è ancora, io penso invece che il resto, tranne alcune eccezioni, non è ancora sotto controllo. Quindi ci vuole qualcosa qui, non per individuare il numero, ma per portare, perché io penso che la parte dei rifiuti da costruzione e demolizione che viene gestita correttamente invece il dato è individuato, raccolto più o meno bene, secondo me è raccolto, ma il problema è che c'è una quota importante che sfugge a una gestione corretta e legale di questa produzione di rifiuto, e la prova è che non si vede ancora in maniera significativa nell'abbandono di rifiuto. Quindi qui è un problema non tanto statistico o non prevalentemente statistico, ma sostanziale, che però va messo in rilievo con la dovuta forza. Quali potrebbero essere le soluzioni? Qui il problema è che se fai pagare lo smaltimento e uno ha uno smaltimento diffuso, se carica il camioncino lo lascia, forse se pagasse al momento in cui ottiene il permesso a costruire o l'avviso di la comunicazione di avvio attività, dovesse pagare già allora una quota fissa e poi conferisce gratis perché ha già pagato, potremmo forse, sapendo che il grosso viene dalle ristrutturazioni, forse potremmo ridurre il problema. Poi c'è tutta la parte favorire il recupero in modo che non diventi oneroso il recupero, perché se la gestione corretta diventa particolarmente onerosa perché il recupero non rende, però bisogna intervenire per fare in modo che sia il green public procurement, sia le procedure degli impianti, insomma l'attività di recupero dei rifiuti inerti, la costruzione, le certificazioni dell'end of waste applicato in maniera più efficace, eccetera, cioè i prodotti lì siano collocabili sul mercato, la filiera, perché qui c'è un punto debole del sistema italiano, io di questo sono particolarmente convinto. E terza osservazione, noi demoliamo poco. Io penso che ci sia anche questo. Allora però dovremmo ridurre la produzione dei rifiuti. Sì, dovremmo ridurla, ma quando la preveniamo, non quando. Guardate, girate le campagne, noi ogni ruder, qui che sto parlando dei ruderi storici, uno non demolisce niente in Italia, il capannone rimane lì. E perché deve rimanere lì? Cade a pezzi, diventa rifugio di. Perché è complicato demolire, perché poi alla fine non c'è, è una specie di sport nazionale, dalle piattaforme petrolifere al capannone del Busto Arsizio, lo puoi lasciare lì, lo demolisci a tue spese quando te pare. Oh ragazzi, quello è territorio occupato che ha degli impatti ambientali. Devo recuperare il volume, entro un certo numero di anni se puoi recuperare il volume, se no lo devi demolire. E libereremo delle aree semplificando anche qui senza cercare la perfezione. Abbiamo un sacco di robe, per quello produciamo meno rifiuti, secondo me anche per questo, perché demoliamo poco e liberiamo poche aree, perché preferiamo utilizzare aree nuove. E quindi questo, scusa, finisco con altre due cose poi. Un'altra anomalia è quella dei rifiuti agricoli. Anche qui ci scappa dentro, tra l'altro, rifiuti agricoli, vabbè, della pesca, della caccia, penso che siano pochi, perché della forestazione, e anche lì meno sono, ma della pesca invece sì. E abbiamo lì un buco,
quando i pescatori vanno a pesca, noi abbiamo ancora delle flotte di pescherecci mica male, tira su con le reti un sacco di robaccia, cioè di solito sono rifiuti in plastica, ma mica solo. Che fine fanno tutti questi rifiuti della pesca? In qualche paese virtuoso li recuperano, danno qualcosa al pescatore. Da noi non solo il pescatore li ributta a mare, ma se per caso li riporta, e sono quantità significative, li riporta a terra, lo sgridano e dice: ma che cacchio, non ti intendi te i tuoi rifiuti? Non c'è uno che è organizzato che va lì e dice: dalli a me, ci penso io, li sistemo, salvo qualche porto dove di solito c'è qualche piccolo che si riempie subito, qualche piccolo contenitore che si riempie subito, ma una delle quantità grosse, e ripuliremmo un po' i mari se favorissimo questa via di raccolta di rifiuti a mare. Addirittura noi non abbiamo chiaro che tipo di rifiuti sono speciali, di origine sono urbana quasi tutti, però non è chiara la natura giuridica, perché il servizio di igiene urbana non li prende questi rifiuti, e sono poche quantità, perché quello li tira su e poi li ributta dentro in genere, e questo concorre a fare sì che noi abbiamo 4.000 tonnellate, altri, cioè, praticamente come se il settore. Poi credo che c'entri anche un po' il tema dei rifiuti liquidi o degli scarichi liquidi degli allevamenti, come noi li inquadriamo normativamente, degli spandimenti lì. Non vorrei che sia che incoraggiare la produzione di rifiuti quando si possono fare dei recuperi o della gestione di sottoprodotti agricoli, bisogna un po' rifletterci. Però invece c'è una parte di rifiuti certamente rischiosi, che sono le batterie di pneumatici, i teli di plastica, i teli dei fitofarmaci, cioè una serie di rifiuti derivati dalle attività agricole che finiscono in mezzo ai campi. L'organizzazione di raccolta di questi rifiuti, non tanto gli organici, che penso che bene o male, quindi anche se trattati come sottoprodotti, dove lì è poco sistematica la raccolta e la gestione, cioè anche qui, perché guardate che lo 0,3% è un numero troppo piccolo anche lì, ed è molto meno di quello di altri paesi comparabili come la Francia, la Spagna o la Germania, che hanno quantità maggiori di rifiuti di origine agricola e del mare. Volevo sottolineare, c'era l'ultimo problema, poi scusami, ma quello del nero. Voi date i dati sugli pneumatici fuori uso, ovviamente i dati ufficiali, i dati, perché il problema dello pneumatico fuori uso stimato in 40-60 mila tonnellate annue, quindi non parliamo di poche, di quantità limitate, per due motivi: perché noi abbiamo un sistema che funziona abbastanza col contributo ambientale per lo pneumatico venduto con fatturazione dal rivenditore, e lì quando però il gestore dello pneumatico ha raggiunto la sua quota, che è la quota che ha messo nel mercato legale l'anno precedente, dice: io perché devo raccogliere anche quello che mi proviene dal nero? Si ferma, e rimane che gli ultimi due mesi, mese e mezzo, i gommisti si accumulano questi pneumatici che poi in qualche modo vengono smaltiti. Il paradosso è che hanno fatto tutta questa attenzione nella terra dei fuochi, hanno fatto un'indagine sui gommisti della terra dei fuochi, sapete che i due terzi vendevano gli pneumatici in nero, e non è stato risolto il problema, perché chi vende in nero poi c'ha uno pneumatico che non può essere ceduto con il sistema e consorzi organizzati che pagano il contributo ambientale. E dove andavano a finire quegli pneumatici lì? Quindi qui bisogna affrontare questo problema, perché creare un fondo, fare in modo che anche questo, è chiaro, mi rendo conto, ma se uno dice: no, dobbiamo risolvere tutto il nero in Italia, ragazzi, no, io almeno però risolviamo il problema dei rifiuti prodotti dalle vendite in nero. Non è solo degli pneumatici,
anche questo d'accordo, però qui sappiamo che il problema c'è, arrivano dei camion dal centro est Europa, non so come, sfuggono i controlli, siccome il vantaggio economico della vendita di questi pneumatici in nero è notevole, noi ci dobbiamo occupare anche del rifiuto che deriva poi dal cambio del pneumatico venduto in nero e non lasciarlo appeso. Basterebbe un fondo, non è che costa moltissimo, che obblighi o consenta la stessa cosa, perché non puoi obbligare uno a non dargli soldi per svolgere quell'obbligo, no? Io parlo dei consorzi e del recupero degli pneumatici, un fondo che gli consenta di ritirare anche questi e di toglierli dalla gestione potenzialmente. Ok, grazie Enzo, credo che questo sia iniziato con solito in maniera molto chiara. È entrato, solo che all'inizio è entrato anche la parte di illecito sotto forma diversa, mi sembra che io l'abbia stressato e devo dire che hai i dubbi che tu hai su alcune numeri si legano moltissimo a questi aspetti, e per quello che ho sottolineato dovremmo poi entrerò alla fine che sono discussione sui monitoraggi, questo in parte sono d'accordo con il modo di vista, in altra parte no, bisogna anche avere delle possibilità di valutazione proprio per fare il bilancio complessivo e quindi vedere anche quali sono i flussi illeciti, non che dobbiamo considerare così, se li consideriamo abbiamo diciamo un bilancio complessivo fatto. Massimo Beccarello, vado in ordine secondo quanto elenco, non faccio favoritismi, quindi Beccarello a te, sulla base di quanto è stato detto e quanto ho cercato di provocare. Sì, allora, grazie per l'invito, soprattutto vorrei spiegare le ragioni per cui ho accettato molto volentieri di partecipare a questa discussione. La prima è un tema, un motivo, come dire, che secondo me è molto importante, perché con questo rapporto io credo che si valorizzi soprattutto quello che è un giacimento di competenze all'interno del Paese e che soprattutto è merito in questa fase, una fase dove vediamo proliferare gli ampi dibattiti sul tema dell'economia circolare a vario titolo, che però ahimè troppo politicizzati e spesso si riconducono a delle sintesi sostanzialmente prive di efficacia dal punto di vista dell'analisi di impatto. Sicuramente un dibattito sull'economia circolare, sulla quale questo rapporto dà sicuramente un notevole contributo, ha sì il merito di ricondurre tutto a un'analisi dei dati che ahimè nel dibattito più ampio anche in sede europea molto spesso manca. E questi dati sono significativi. Con ISPRA noi abbiamo anche l'esperienza di questo tavolo che sta sviluppando nel contesto della Presidenza del Consiglio, tema lotta ai cambiamenti climatici. Io vedrei assolutamente di buon occhio che voi informiate, collaborando anche con le altre, il sistema di agenzie, MEA, piuttosto che per dare qualche numero in più, magari anche allargando nella vostra analisi quella che è la dimensione economica, perché forse a molti dei problemi che sono stati posti anche dall'intervento di Edo, il combinato disposto di quello che è un censimento dei dati, misurati in quantità, combinato con la dimensione economica, secondo me ci arricchirebbe moltissimo dal punto di vista anche delle decisioni di policy. Pensate semplicemente al grande dibattito che voi stessi ricordavate in sede europea, sostanzialmente rispetto ai nuovi obiettivi, beh, avremmo un'analisi costi-benefici di che cosa significa per il nostro Paese. Capire quelle che sono le aree di miglioramento, quali sono le aree su quali poi, come dire, obiettivi ambientali possono costituire un effettivo volano anche di crescita economica. Quindi volevo complimentarmi perché questa è la base sulla quale poi si deve sviluppare un ragionamento strategico per il Paese più in generale, per il contesto europeo. Il secondo aspetto per cui accettiamo volentieri di partecipare a questo dibattito è ovviamente che il tema, come dire, del recupero, tema che ruota attorno ai rifiuti speciali, per un paese, per un'economia di trasformazione che noi come Confindustria rappresentiamo, diventa un tema strategico estremamente rilevante. Quindi questa è la ragione per cui monitoriamo sistematicamente policy, ma anche quelle che sono le performance specifiche a livello del settore. Un paio di considerazioni partendo dai dati. Io ho visto la sintesi del vostro rapporto non così dettagliata come quella che abbiamo visto, ma
sicuramente ci sono come dire, elementi interessanti. Vedevo un attimo la disaggregazione dei dati di import e ritrovavo sostanzialmente specificità delle nostre produzioni. Voi avete parlato del ciclo sostanzialmente dei materiali connessi alle demolizioni, io guardavo anche i dati sui metalli e magari pensavo ad alcuni settori industriali tipo il siderurgico, il forno elettrico, e quindi capire come l'Italia ha delle opportunità anche all'interno sostanzialmente di una crescita industriale più ampia. Però guardavo anche altri due dati, naturalmente, sui quali anche noi in modo molto laico come sistema industriale dobbiamo guardare attentamente a quello che si può fare di più. C'è un dato sullo smaltimento, io faccio sostanzialmente un dato un po' di ruoli con Edo. Certo, il 70% è un dato molto importante, però capisco che c'è anche il 30% su cui bisogna lavorare di più, che è il dato sullo smaltimento. Guardavo il 5% della produzione dei rifiuti e, per quanto, come dire, l'analisi possa essere approssimativa, lo collegavo a un più 1% del PIL e gli importanti risultati che ci vogliamo dare in sede europea su quello che è l'obiettivo del disaccoppiamento, che significa prevenzione più efficace, minore produzione di rifiuti. Quindi mi rendo conto che per un paese che negli ultimi 5-6 anni ha perso il 25% della capacità produttiva, però vedere una relazione da 1 a 5 tra crescita e sostanzialmente produzione di rifiuti, mi rendo conto che probabilmente c'è qualcosa da fare in più. E quindi vuol dire che dobbiamo capire se è un tema di efficienza organizzativa, mi rivolgo quindi al frame regolatorio e quelli che sono i margini di efficientamento, o se può essere un problema, guardando anche a casa nostra, di innovazione di processi, che forse bisogna fare di più, lavorando su un duplice profilo dell'innovazione. Da una parte l'innovazione dei prodotti e probabilmente capire se si può fare di più anche nel combinato disposto frame regolatorio e innovazione dei processi di recupero. Dico questo perché Confindustria, da anni, da quando, come dire, sono stati avviati importanti provvedimenti con l'allora ministro Edo Ronchi, è sempre stata in prima linea sostanzialmente per un impegno sistematico, penso vedo in prima fila qui tutti i nostri rappresentanti, i nostri consorzi di filiera, un impegno sistematico per, come dire, dare concretezza al tema responsabilità estesa del produttore, lavorando all'interno di un sistema tipo privatistico che ha investito veramente molto, dando, come abbiamo visto, anche delle performance significative da questo punto di vista. È evidente che però questo è un settore destinato a crescere ancora di più, perché ci stiamo dando importanti obiettivi in sede europea, ma quando vedo grandi obiettivi in sede europea estremamente ambiziosi, mi pongo sempre il problema, visto che vogliamo sempre avere obiettivi ambientali, opportunità di crescita, di come vanno a settarsi determinati trend. Ed ecco perché richiamo l'associazione analisi economica accanto all'analisi di quelli che sono gli obiettivi quantitativi. Perché se io voglio costruire delle opportunità di crescita industriale, devo avere degli obiettivi che siano coerenti con quelli che sono i trend di performance dati anche da quella che è una tecnologia disponibile, e quindi non posso prescindere da quella che è l'analisi costi-efficacia o costi-benefici in generale tra obiettivi e sostanzialmente quella che è la sostenibilità effettiva degli obiettivi. Ecco perché vi chiedevo anche di integrare con qualche elemento in più da questo punto di vista. Questo sistema qui, ieri sera provavo a ricavare qualche dato dalle tabelle Istat, dai codici CERVED, questo settore qui del recupero per me fa circa lo 0,38% del PIL, e se considero una filiera più allargata arriviamo all'1% del PIL, ma è evidente però che come volano di crescita industriale va ben oltre, la sua filiera, la filiera del valore va ben oltre da questo punto di vista. Allora, proprio perché siamo in una fase in cui ci diamo importanti obiettivi e obiettivamente il potenziale di crescita è significativo, è evidente che non posso che richiamare un paio di temi che per noi sono fondamentali. E il primo punto è avere un frame regolatorio come dire, che accompagni questa prospettiva di sviluppo. Quindi un frame regolatorio che sia accompagnato da un'analisi costi-benefici. E dopodiché, qui mi ha rubato l'intervento, devo dire, Edo Ronchi, quando ha parlato del tema di una, come dire, semplificazione, o se volete di una regolamentazione efficiente, coerenti con quelli che sono gli obiettivi.
scusa, stavo pensando al sottoprodotto, giusto per parlarci tra le tante cose oltre all'endo waste. Quindi, signori, se, come dire, ci diamo grandi obiettivi, ma poi creiamo una regolamentazione rigida, inefficace rispetto al raggiungimento di questi obiettivi, perdiamo su due fronti. Da una parte irrigidiamo, quindi complichiamo il raggiungimento dell'obiettivo sul piano tecnico, ma rischiamo anche di scoraggiare le attività economiche che possiamo sviluppare, perché di fatto imponiamo dei costi di implementazione che sono ben più elevati di quelli che possono essere i benefici effettivi. L'altro tema, e io lo guardo con grande interesse, è il tema, prima l'ho citato, è il tema un po' dell'innovazione connessa a questo mondo. Ora, l'industria privata, anche attraverso, come dire, la sua, come dire, iniziative di tipo cooperativo, vari sistemi di consorzi, sta cercando di lavorare molto su quelli che possono essere gli elementi di innovazione di processo. Mi riferisco a tutta quella che è la filiera tecnologica o la tecnologia all'interno della filiera di recupero. Però, proprio perché Eros sottolineava il tema, ad esempio, sulle demolizioni, io credo che un ragionamento avviato, ma va anche accompagnato dal lato, come dire, dell'innovazione tecnologica, è tutta una riflessione su quello che è il tema dei prodotti e quindi anche sull'immissione di mercato di prodotti che dal punto di vista tecnologico, come dire, si prestino e guardino al futuro anche al momento di quello che sono sostanzialmente il recupero stesso dei prodotti. Facendo ancora un parallelismo rispetto all'altra dimensione della green economy, che è quella, se volete, connessa all'efficienza energetica, guardiamo un po' i dati che ci ha restituito anche la recente campagna elettorale dei principali capoluoghi di provincia. Qui emerge un dato che sarà un crescendo dal punto di vista del rifiuto da demolizione, perché se veramente i sindaci vorranno sostanzialmente mettere mano a una struttura abitativa che ha il 70% delle abitazioni nelle due peggiori classi di efficienza energetica, beh, di lavoro di coibentazione da fare ce n'è un bel po', quindi potete immaginare che se quei programmi possono, si vogliono fare seriamente, che cosa significa rispetto a quel prodotto. Allora comincio già a porre un problema adesso: se i materiali con i quali andremo a sostituire e a integrare sostanzialmente il patrimonio edilizio esistente, poi in prospettiva futura sono già dei materiali che sono, come dire, compatibili rispetto a quelli che sono poi gli obiettivi del futuro recupero. Ecco perché il dato, l'analisi che facciamo ex ante diventa strategicamente fondamentale, perché ci dà un'idea del posizionamento e ci dà un'idea di quelle che sono le aree tecnologiche sulle quali dobbiamo lavorare ulteriormente. Per quanto riguarda la semplificazione, tutto quello che ha detto Edo Ronchi lo sposo pienamente. Ritorno un attimo sul tema di carattere regolatorio, che non riguarda specificatamente il tema presentato in questo rapporto, ma riguarda questo tema all'interno di una dimensione più ampia. Come dicevo in precedenza, noi abbiamo avviato importanti sistemi, come dire, autonomi, perché crediamo nella concorrenza, crediamo nel mercato e crediamo sostanzialmente che il mercato, anche rispetto agli obiettivi ambientali, possa dare una risposta efficiente sotto il profilo dei costi. Ma siamo anche alla vigilia sostanzialmente di una nuova fase di interlocuzione con quello che è il mondo, come dire, del flusso più ampio che riguarda il sistema privato e il sistema pubblico. Abbiamo recentemente istituito una competenza regolatoria indipendente presso l'autorità per l'energia, quindi si porrà in prospettiva sicuramente anche, come dire, una riflessione su quella che è un'architettura più ampia che dovrebbe fare maggiore efficienza e dovrebbe sostanzialmente anche avere un nuovo rapporto qualità-efficienza rispetto ai importanti obiettivi, che io invito veramente a seguire con grande attenzione, perché è una parte integrante di un obiettivo complessivo che il sistema paese dovrà raggiungere e sul quale ci giochiamo punti significativi di PIL dal punto di vista anche di quelli che sono gli obiettivi di crescita economica. Concludo qua. Grazie mille, grazie. Vi invito a parlare ai microfoni, vi ricordo che siamo in streaming, quindi c'è parecchie connessioni, quindi il nostro, abbiamo al di là del perché abbiamo adesso, in realtà c'è fuori gente che ci ascolta, è numeroso. Quindi credo che gli spunti siano notevoli, probabilmente sia alcune cose molto stimolanti, sia da Edo si vedono ad altri processi, no? Quindi, diciamo, in politica territoriale che poi
anche il nuovo quadro legislativo sta proponendo. Barbara, CNA, rete Presitalia, così te la rovescio, a me funziona meglio, così, va bene, prego. Ringrazio intanto l'ISPRA per questa occasione di dare il nostro contributo rispetto a questi dati che sono stati presentati oggi. Cercherò di evitare di ripetere cose già dette dai due interventi che mi hanno preceduto, anche se su alcuni punti che chiaramente sono di interesse particolare per il mondo delle piccole e medie imprese, vorrei provare a dare qualche spunto aggiuntivo. Una premessa, anche se già è stata detta, secondo me è obbligatoria all'importanza dei dati che ci avete presentato, dati che sono assolutamente interessanti, utili per il nostro lavoro e che a mio avviso smentiscono due falsi miti che secondo me aleggiano un po' nei dibattiti comuni. Uno l'ha detto molto bene Don Ronchi con una metafora calcistica, ovvero sfatiamo il mito che l'Italia è tutta terra dei fuochi, sfatiamo il mito che tutti i rifiuti delle imprese vanno chissà dove, sottoterra ai bordi delle strade. I dati che ci date oggi dimostrano che non siamo assolutamente fanalino di coda, anzi nella gestione dei rifiuti speciali, quindi rifiuti prodotti dalle imprese, abbiamo assolutamente una situazione di cui possiamo, come dire, ritenerci soddisfatti. Non abbiamo assolutamente ragione, non possiamo dire che siamo arrivati al risultato finale, però comunque non partiamo da una situazione disastrosa. E devo dire in questo, con degli approfondimenti che noi abbiamo fatto sui rifiuti prodotti nello specifico dalle piccole imprese, questa situazione di eccellenza rispetto ai dati positivi, soprattutto relativi al riciclo dei rifiuti delle piccole imprese, vengono confermati quando si analizzano i comportamenti anche delle imprese più piccole. Quindi è già stato detto, però io ritengo importante che questo elemento positivo emerga con forza dalla giornata di oggi. E altro falso mito, non per noi che siamo addetti ai lavori, che però invece si è sentito più volte nei dibattiti degli ultimi anni, anche a seguito del delicato tema sulla tracciabilità su cui lei ci ha sollecitato e di cui dirò qualcosa in seguito, dicevo il falso mito che di quello che succede dei rifiuti in Italia nessuno sa niente. In assenza di Sistri è passato il messaggio che non si sa che rifiuti produciamo, come li smaltiamo e che fine fanno. Come se per tutti questi anni non fosse esistito il MUD e non fossero esistiti gli altri adempimenti, gli altri obblighi documentali a carico delle imprese. Quindi da questo punto di vista ritengo assolutamente importante le sollecitazioni che ci avete fornito con il rapporto 2016. Questo, diciamo, è il lato positivo degli spunti emersi oggi. È ovvio, lo diceva anche prima Beccarello prima di me, non dobbiamo fermarci, non dobbiamo pensare di aver raggiunto totalmente i risultati. Rispetto agli obiettivi di economia circolare, sono d'accordo anche io, possiamo e dobbiamo fare ancora di più per valorizzare le opportunità ambientali e anche economiche di un modello diverso che possa consentire, lo diceva anche prima il sottosegretario Degani, di valorizzare più e meglio le nostre risorse. E come possiamo fare per fare di più da questo punto di vista? Ci sono secondo me degli elementi imprescindibili, alcuni sono già stati anticipati, però vorrei dire qualcosa. Intanto secondo me non possiamo prescindere dal tema della prevenzione. Io credo che rispetto ai dati che sono emersi oggi, rispetto agli obiettivi che come Paese dobbiamo raggiungere, forse la prevenzione è il tassello su cui ancora si è fatto meno. Credo che il nostro codice ambientale non è stato in grado di consentirci di implementare un'adeguata politica di prevenzione. Credo tra l'altro che anche nella proposta di revisione della direttiva rifiuti questo tema è ancora un po' carente.
Per cui su questo, secondo me, in termini sia strategici che normativi, che di strumenti concreti che possono essere implementati per conseguire meglio un obiettivo di prevenzione, si possa fare di più. Collegato al tema della prevenzione c'è sicuramente il tema della ricerca, di cui ho già detto prima di me Beccarello, per cui non mi ripeto, non può esserci prevenzione se non c'è ricerca / innovazione per conseguire questo obiettivo, e secondo me non può esserci prevenzione in questo momento se non ci sono strumenti concreti che possano favorire un processo che favorisca il raggiungimento di questo obiettivo. Nel suo discorso introduttivo il sottosegretario De Gane citava alcuni provvedimenti, tra cui anche il collegato ambientale, l'ha detto lei stessa, lì si sono dati dei timidi segnali di attenzione su questo tema, secondo me ancora troppo timidi e spesso rinviati a provvedimenti attuativi, per cui qui i ragionamenti da fare sono tanti. Secondo ostacolo da superare, è stato già detto da tutti gli interventi, evidentemente se siamo tutti d'accordo su questo punto un motivo c'è, è quello della semplificazione. È stato detto prima, per molto tempo si è creduto che la semplificazione fosse nemica del riciclo e che la semplificazione, aggiungo, fosse nemica della legalità. I fatti concreti ci dicono che spesso è l'opposto, l'eccessiva complicazione spinge comportamenti illegali e favorisce, tra l'altro, aumenta una concorrenza sleale tra le imprese che operano nell'illegalità e le imprese che operano nella legalità. È stato citato l'end of waste, il sottoprodotto, aggiungo le terre e rocce, aggiungo il caos con cui nella prima fase le nostre imprese hanno dovuto gestire la classificazione, le nuove regole di classificazione dei rifiuti. Gli esempi da fare rispetto a norme complicate che rendono più difficile anche il raggiungimento di risultati positivi rispetto a una corretta gestione dei rifiuti sono tante, quindi sul tema della semplificazione, ripeto, siamo tutti d'accordo, non aggiungo altro. Alla semplificazione io aggiungo come ostacolo l'esistenza di norme che a volte, anziché favorire, scoraggiano i comportamenti virtuosi rispetto a una buona gestione dei rifiuti. Un esempio per quanto riguarda i rifiuti speciali è la Tari. Noi abbiamo un sistema di applicazione della Tari che paradossalmente non incoraggia, ma addirittura rischia di scoraggiare le imprese che vogliono gestire i propri rifiuti in maniera più vicina alle esigenze di tutela ambientale, puntando al riciclo e così via. Quindi accanto alla semplificazione io aggiungo: eliminiamo tutte quelle norme che sfavoriscono il conseguimento di questi obiettivi. Poi c'è il tema dell'esportazione, che è un tema assolutamente complicato da affrontare, emerge molto bene dal vostro rapporto. Noi abbiamo esempi di settori interi in cui rifiuti che possono avere una valorizzazione economica e in cui gli impianti a volte rimangono senza materiale, perché quei rifiuti in maniera più o meno trasparente vanno da un'altra parte. Qui come risolvere il tema, come affrontare il tema? Probabilmente con regole diverse, ma io direi anche con un sistema di controlli più rigido e più efficace, che possa consentirci di monitorare e controllare meglio questi flussi che, ripeto, non sempre sono trasparenti. E ci fanno perdere, tra l'altro, opportunità economiche per le nostre imprese che sul territorio nazionale possono lavorare in quegli ambiti. Sui rifiuti da costruzione e demolizione ci sarebbe tanto da dire. Sicuramente è un ambito su cui occorre fare delle riflessioni. Anche qui io non credo che porre regole più rigide possa aiutarci ad affrontare meglio e a gestire meglio i rifiuti da costruzione e demolizione. Io faccio un esempio, ho citato prima la classificazione. Le nostre piccole imprese edili, i nostri piccoli cantieri edili sono il settore che più di tutti nella fase iniziale di avvio delle nuove regole ha subito il caos maggiore, non sapendo come trattare correttamente quei rifiuti. Da una regione si faceva in una maniera, in una regione si faceva
un'altra, imprese edili che erano costrette a portare i propri rifiuti da una provincia all'altra a causa dell'applicazione di regole diverse. E non credo che questo atteggiamento, che questo approccio di imposizione di regole di questo tipo abbia aiutato una migliore conoscenza, una migliore classificazione, una migliore gestione di quei rifiuti. Quindi sicuramente, dicevo, il tema è da affrontare, ma l'approccio giusto non è quello di imporre nuove regole, nuovi vincoli per queste imprese. E probabilmente ipotizzare a un modello che possa favorire meglio la gestione di questi rifiuti, sì. Mi sembra di aver colto dall'intervento di Edo Ronchi un'idea di sottoporre questo settore a un modello analogo a quello di responsabilità estesa al produttore, contributo ambientale. Mi sembra di aver colto più o meno uno stimolo di questo tipo. Diciamo che secondo me questo settore ha molto bisogno della creazione della messa in rete tra i vari soggetti della filiera, che attualmente non c'è. Cioè, a volte c'è uno scollamento. Probabilmente creare una filiera, creare una rete di soggetti che possa consentire, dando il giusto ruolo ai vari soggetti che dicevo che operano nella filiera, può aiutare a gestire diversamente questi rifiuti. E dico questo, do questo elemento anche in riferimento al tema più generale della responsabilità estesa del produttore che è stata trattata, insomma, dagli altri interventi. È stato citato il caso dei pneumatici fuori uso, è stato citato il caso degli altri sistemi consortili anche qui presenti. Io credo che l'esperienza italiana di applicazione del principio di responsabilità estesa del produttore ha funzionato laddove c'è stato un lavoro di squadra, un lavoro in rete tra tutti i soggetti della filiera, dove non c'è stato un solo interesse che veniva portato avanti, perché diciamo che il produttore iniziale del bene non sempre ha l'interesse di gestire correttamente quei rifiuti. Anche il caso estremo dei pneumatici fuori uso, che ha visto le nostre officine cariche di pneumatici che nessuno andava a ritirare, ne è un esempio. Questi sistemi sono stati istituiti con un obiettivo di tutela ambientale e di corretta gestione di questi rifiuti, e successivamente con un obiettivo di valorizzazione economica di quel rifiuto. E questo, secondo me, è l'obiettivo che deve essere perseguito nell'attuare questo modello. Non sempre è stato fatto in alcuni settori, non è stato fatto in altri, nei pneumatici, non è stato fatto nei RAE, e io credo che i risultati peggiori dei settori in cui non è stato applicato un modello di filiera fa sì che dimostra che il modello vincente è un altro. Chiudo col tema del monitoraggio, tracciabilità, controlli, e mi ricollego anche al tema delle agenzie, del sistema delle agenzie. Noi nel lungo iter che ha portato all'approvazione del nuovo sistema abbiamo supportato questo modello. Crediamo nella validità di questo modello per garantire una maggiore omogeneità e trasparenza nelle informazioni. Ci è stato sollecitato anche la necessità di uno stretto collegamento tra questo sistema delle agenzie e il mondo esterno, di cui le associazioni delle imprese fanno parte. Noi non solo vogliamo questo invito, ma l'avevamo anche ribadito la necessità nella fase di discussione del provvedimento. Quindi, insomma, siamo qui per collaborare con voi affinché questo sistema possa portare ottimi risultati. Sono d'accordo con quello che si diceva prima, si può considerare un punto di partenza, non un punto di arrivo. Ho esaurito il mio tempo, non ho più parlato di tracciabilità dei rifiuti, ma tanto la mia opinione in materia la conoscono quasi tutti i presenti in platea, quindi insomma non mi dilungo ulteriormente. Allora, grazie. Io mi trattengo nell'intervenire per lasciare spazio a tutti quanti, visto che vi lascio un po' liberi, avendo un po' più di spazio nella discussione. Quindi poi alla fine cercherò di sottolineare alcune cose. L'unica cosa che mi sembra manchi però nel ragionamento, per quanto mi riguarda più strettamente, è che forse a tutti sfugge che il discorso della semplificazione, che condivido pienamente, anche a riferimento normativo che è stato fatto anche per mia esperienza, però comporta anche da parte nostra, Marco Lupo l'ha sottolineato in modo molto pregnante, anche un disegno attento
che deve consistente ma allo stesso tempo sostenibile dal punto di vista del sistema dei controlli stessi. Cioè, è inutile che veniamo, cioè, è inutile che c'è un paradigma importante che vorrei declinare. Molte volte noi ci troviamo con la spinta giustamente dell'impresa, dell'industria, perché il mercato si è fermato, ad esempio, sulle nuove su un nuovo prodotto con nuove tecnologie per portarla avanti. Però se noi dobbiamo poi controllare, dobbiamo concordare assieme, siamo d'accordo, però dobbiamo concordare quelli che sono gli elementi caratterizzanti il controllo. Non possiamo far finta di fare dei controlli, perché riduceremmo al nostro ruolo, anche scientifico e tecnico, nella valutazione. Dopodiché, di fronte a Dio agli uomini, siamo pronti a sostenere che uno ha lavorato molto bene, che è correttamente lavorato. Questo è il primo punto. Secondo punto, molte volte voi mettete le problematiche, anche Edo giustamente la sottolinea, io sono d'accordissimo, quando parliamo del nero, parliamo di qualcosa che è a metà tra, diciamo, la problematica della Guardia di Finanza piuttosto che la Guardia di Controllo Ambientale, rispetto alla quale noi veniamo, per fortuna siamo in stretto contatto, ad esempio siamo in stretto contatto, lavoriamo assieme noi continuamente, facciamo i seminari assieme, cerchiamo di strutturare anche sul rispetto ai diritti ambientali, delle politiche e delle ideazioni comuni. Però quello che vi chiedo, dal mio punto di vista, proprio anche essere oggetto di questo tavolo che io riproporrò in forma permanente, è di ragionare da una parte l'esigenza di chi sta sul mercato, no? Utilizzando proprio i percorsi virtuosi che abbiamo detto e alcuni strumenti e alcune proposte interessanti che sono venute, che però sono molto più rivolte al regolatore, se volete, ma al controllore, come poi l'elemento di controllo può operare all'interno di questo e come l'elemento di monitoraggio che è a capo dell'elemento di controllo può operare. Allora, su questo è una riflessione estremamente importante, perché in molti casi, faccio un esempio che il CNA conosce molto bene, ci possono essere dei metodi semplificati, ma i metodi semplificati poi non necessariamente possono essere totalmente validati. Allora dobbiamo metterci d'accordo su dove arriviamo e come arriviamo a questa assunzione di responsabilità rispetto al paese, perché poi noi abbiamo a che fare con la giurisdizione inquirente da una parte, cioè quindi la magistratura inquirente da una parte e una magistratura giudicante dall'altra. Non è che possiamo scapparne molto in un senso e nell'altro, tanto per essere. Allora credo che questa sia una problematica che oggi, proprio visti i successi, vista la sensibilità, visto proprio questo discorso anche dell'innovazione di processo complessiva e di filiera, della lettura della filiera, che noi dobbiamo svolgere. Questo è un qualche cosa che io in questi anni ho visto un po' mancante. Come dire, ma no, non dovete farlo perché ci impedite. No, allora se non ci decidiamo qual è qualcosa che, rispetto al quale noi possiamo assumerci la responsabilità. La responsabilità che in realtà fa fare un passo indietro a tutti, ma fa fare un passo avanti a tutti quanti. Questo è un po' il discorso che mi sembra importante, voglio porre e mettere su. Mi sembra un po' mancante da questo punto di vista. Quindi, e appare anche dei dati, perché poi alcuni dati non riusciamo a dire. Manzini. Prego. Di analisi supportata da noi, ma soprattutto per mettere insieme più operatori, mettere insieme specifiche competenze, perché ogni operatore è anche portatore. Da qui, visto che molte cose che a livello di sono già state dette, cioè di uscire un po' dal seminato, che parte da una risposta dal Presidente, cioè il fatto di stabilire un tavolo dove questi portatori di specifiche competenze e responsabilità si ritrovano in maniera sistematica, non tanto nella giornata odierna in un momento, ma proprio nel confrontarsi delle singole responsabilità, questo diciamo è assolutamente accettato da parte della nostra associazione, perché si mette in condizione di portare avanti le esigenze di chi tutti i giorni opera sul mercato con le difficoltà che in parte sono dette, in parte cercherò anche di sottolineare quelle più importanti. Ecco, quindi, per rispondere a pieno però, faccio un po' una piccola deviazione a quelle che sono le politiche europee, gli obiettivi che l'Europa ci pone, va bene la
gestione privata del rifiuto, di priorità, quindi da produrre meno rifiuti, recupero, riuso, uso efficiente delle risorse. Però alla fine tutto questo funziona se abbiamo intanto delle tecnologie complesse, ti vedo dopo, perché manca la possibilità di costruire impianti a tecnologie complesse. E qui purtroppo vado sempre sul fronte di chi fa le leggi. E d'altra parte anche avere meno ipocrisia, nel senso che se servono discariche si devono fare discariche, se servono impianti si devono fare impianti. Ecco, quello che diciamo, come operatore vogliamo sottolineare è appunto questa cosa, nel senso che negli ultimi anni sono stati fatti passi avanti enormi, però manca ancora un salto di qualità importante proprio nell'effetto della pianificazione. E cerco di spiegare, noi abbiamo la gestione del rifiuto che sta passando da una logica di allontanamento a una logica di bene da gestire, e questo va bene, ma nel contempo ci sono anche dei processi industriali che hanno sviluppato minori produzioni di rifiuti, ma alla fine qui dobbiamo sempre pensare poi a, ad avere impianti finali importanti. E qui c'è una prima difficoltà che è proprio nell'accettazione di nuovi impianti a tecnologie complesse. Quando si parla di rifiuti si parla sempre in generale, si parla tanto dei discorsi, poi quando si arriva c'è da fare l'impianto. È una sindrome che Conte diceva 20 anni fa, ma non è cambiato tanto, anzi forse ultimamente politicamente si fa molto presto a demonizzare un impianto e quindi tutti a correre dietro a questo demone, gli impianti non si fanno e dopo abbiamo, è vero, un sistema industriale che si sta sviluppando, ma lentamente, piano, perché non si riescono a fare investimenti importanti. E vediamo anche il perché. Ecco, per completare questo primo carattere generale, noi diciamo che quindi abbiamo intanto un piano sul recupero, dove la valenza industriale è la più grande, e un piano invece che è quello del trattamento del smaltimento. Quando parliamo di recupero, è vero, si sta andando nella direzione giusta, però per esempio con industriale che c'è stato ultimamente, i prezzi del materiale di recupero sono calati molto e la concorrenza fa sì che i prezzi del materiale vergine, diciamo, costi meno del materiale recuperato. Qui abbiamo tanti operatori che sono in grossissime difficoltà. Allora, da un certo punto di vista la domanda è, e comunque lascio la domanda ovviamente perché si può affrontare tutto, guardiamo il conto economico puro finanziario oppure guardiamo il problema di conto economico ambientale? Quindi prima si pensa al recupero, quindi si cerca ovviamente di massimizzare il costo, si cerca tutto, però il materiale recuperato dovrebbe avere una via preferenziale rispetto al materiale vergine, che è un materiale comunque destinato a esaurirsi, il materiale di recupero viene più recuperi qualcosa che c'è già in essere. Qui c'è il concetto dell'assimilazione, l'ha toccato prima il CNA. Se noi abbiamo delle regioni, adesso qui c'è un bambino vicino che è più piccola, abbiamo delle regioni che hanno che sono analoghe come capacità, come stile di vita, Lombardia, Veneto, Emilia, Toscana, e abbiamo delle produzioni pro capite di 150-180, quindi hanno di rifiuti. Allora, lì adesso c'è di come deve essere. E chiaro che l'assimilazione o no, di più anni, cambia di molto. Se abbiamo solo due regioni, 8 milioni di abitanti, voglio dire che non sono molto, 1,5 milioni circa di materiale che tolgo da chi fa questo tipo di mercato, questo tipo di raccolta, e poi ha fatto invece nel più.
Quindi da questo punto di vista il regolatore deve intervenire. La nostra Presidente, la Past Presidente, ha ribadito più volte esplicitamente questo. È un tema su cui bisogna metterci in mano, come ci sarà il tavolo adeguato. Ma questo è un tema che noi vogliamo ricordare. L'altro tema, per esempio, del recupero energetico. Quando si parla di incentivatore in Italia, ovviamente, che in questo modo tutti si scandalizzano. Poi, 10 anni fa, parlavamo di un convegno, facevamo vedere che a Vienna, a Copenaghen, a Parigi, in 100 città ci sono degli inceneritori, e nessuno si scandalizza. A distanza di 10 anni, cosa succede? Che un paese come la Danimarca sta finendo il rinnovo, il pianto, l'incenerimento sul mare, in vista della Sirenetti, in vista della residenza reale, un impianto di 400.000 tonnellate in uno stato dove effettivamente di stanza fa veramente poco, cioè tutto ciò che si può recuperare come materia, come energia, va chiaramente recuperato. In Italia è complicato fare impianti di questo tipo. Per quanto riguarda il trattamento e lo smaltimento, i dati dicono di discariche, però se andiamo dentro ai dati e guardiamo la capacità residua di queste discariche, parliamo sempre di pochi anni e parliamo sempre come dire, di piccole realtà. In Germania hanno delle discariche che sono di milioni di cubi, cioè guardano una programmazione avanti che è di 10-15 anni. Allora, in questo modo si riesce a gestire, perché se noi abbiamo i dati, sappiamo cosa produciamo, a livello industriale sappiamo i rifiuti, di per Dio dovrebbe esserci dall'altra parte il regolatore che pianifica anche come vado a smaltire. Facciamo come la resa di Versailles, che c'erano migliaia di persone con il re, non avevano più bagni e ogni tanto per 2 o 3 mesi si viveva la resa perché c'era da pulire, perché chiaramente senza bagni migliaia di persone danno un buon da fare. Quindi da questo punto di vista sempre i dati sono importanti. Cito un'altra esperienza, proprio per non ripetere cose ci ha detto da anni. Negli anni 90 avevamo attivato insieme anche al pubblico, per regolare tutto in maniera trasparentissima, la prima consulente di scarica 2C in Italia. Ora, per anni, non si riusciva a fare un budget da 100.000 tonnellate all'anno quando quelle tipologie di rifiuti erano oltre 1,5 milioni previsto. Non si andava all'estero, quindi quei rifiuti dove andavano? Allora, i numeri sono importanti, e io qui ringrazio perché veramente fare questo mestiere, questo tipo di lavoro è incredibile, è veramente difficile. Complimenti ai ragazzi che ci hanno lavorato, l'agenzia. E se il Presidente se ne vuole tenere conto per dargli un piccolo premio, non ci opponiamo, ma al di là di questo, i numeri vanno letti, perché se poi nessuno li legge nel modo giusto, viva Dio, serve un po', perché 100.000 tonnellate noi le abbiamo scritto a tutti, non è servito a niente. Dopo 15 anni è stata poi che la terra di fuori si andava in camion, ma un camion di cui non si vede, centinaia di camion non si vedono. Quindi su questo tema direi che lo strumento c'è, è chiaro che ci vuole la testa per usare lo strumento, come in tutte le vicende della vita. Su questo Marco Lupo parlava dell'export, e prima di l'export partiamo in Germania, dell'amianto, delle lastre di cemento amianto, delle terre sporche d'amianto, lo utilizzano come materiale anche di recupero, sempre anche di scariche. Va all'estero con prezzi che vanno da 95, 100, 120 euro a tonnellata, il materiale trattato anche 130, 150, parliamo di un qualcosa come centinaia di milioni che noi sono. Poi uno dice in contesto più o meno, no?
Poggio Buca vanno pari, non è vero, perché quando importiamo paghiamo, quando esportiamo paghiamo, dico a Dio, se uno guarda il portafoglio, dice qui il comico diceva e io pago, no? Bene. Detto questo, ribadisco i problemi detti prima che è arrivato a più da prima. Le criticità sono quelle che sono già state dette, una proliferazione normativa. Cioè la commissione bicamerale due anni fa ha chiamato la ipertrofia legislativa e paragonare il legislatore come vulva, no? E quindi veramente questa cosa qua è no, questo la voglio citare perché un politico, presidente di una commissione, ma vogliamo essere lo scopo, quindi bisogna mancarebbe greco, ad una affermazione, ad una richiesta mia che diceva guarda che questa legge è interpretabile, non va bene, mettetela più chiara, in modo che sia chiara sia per chi controlla, sia per chi deve lavorare. La risposta è stata, me la ricorderò tutta la vita, ci pensa la giudice. Allora, se un imprenditore deve investire soldi, la faccia, la reputazione, e poi deve andare dal giudice a far vedere che ha ragione, l'avvio non va bene. Cioè, questa cosa qua ci vuole uno sforzo veramente importante, no? Perché un operatore deve avere il rischio di presa, non il rischio interpretativo della norma che rispetto a uno o all'altro può essere detto in un modo o nell'altro, può essere ragione all'altro, vai sui giornali e dopo si è tornato, dopo non va più bene, dopo non va più bene. Poi la frammentazione e la certificazione delle competenze, ce ne sono tante, allora facciamo meno targhette di competenza e qualche competenza in più, no? E provare ad avere un qualcosa di uniforme. Il tema della soggettività interpretativa, questo è stato detto, ridetto e lo ribadiamo con forza, non è possibile che qua in una regione c'è un modo, un'impresa che deve lavorare a tutto tondo in tutte le regioni, ribadire, come fa a impostare un programma di lavoro se è tutto così frammentato? Quindi pensare per esempio a linee guida nazionali per rilasciare le autorizzazioni da parte delle autorità locali. Non può essere che uno deve andare in una regione perché lì, un po' come quando si studiava, non andava a fare esami di fisica, no, in un'altra facoltà perché lì allora uno girava tutta Italia, andava a fare tutti gli esami facili e si lavorava così. I vincoli di carattere democratico amministrativo del sistema che abbiamo detto. Qui dobbiamo ringraziare le associazioni, ma un po' tutti, che c'è stata la legge 68-2015 che i furbetti adesso vengono ben identificati, cioè non è più la mela rubata al supermercato più importante, no, dell'inquinamento. Con questa legge c'è stato un passo avanti, quindi i furbetti però, e concludo, pensare ad una razionalizzazione vuol dire dare dei tempi certi, una stabilità per chi vuole fare imprese e per dare lavoro. Quindi questo non è un settore per speculatori, questo è un settore che se uno ragiona così fa dà spazio proprio agli speculatori. Quindi ben venga il rapporto dei rifiuti speciali, per noi è l'elemento proprio importante, basilare per mostrare un ragionamento con chi deve fare un quadro razionale, dare una lettura il più possibile di forma coordinata e i numeri, ripeto, per noi sono essenziali perché proprio nella loro parte che sono assessorati e politici sono numeri, ma vanno letti e capiti e interpretati e per l'imprenditore questo è essenziale. Fare investimenti, bisogna avere un quadro stabile perché portare avanti investimenti che hanno 8, 10, 12 anni, più di impianto complesso e difficile, e viva Dio, c'è bisogno di avere dei punti di riferimento stabili. Grazie veramente. C'è un punto cruciale, dando due punti a Brandolini la parola. Il primo è, se noi miglioriamo quello che dicevo, lo sforzo comune, se noi accresciamo, meglio ristabiliamo correttamente una credibilità del sistema dei controlli, cioè è sostanzialmente una credibilità dell'informazione del dato che diamo e ci validiamo reciprocamente, forse alcune difficoltà, no, si attenuano, non dico che si eliminano, ma si attenuano. Questa è reciproca,
cioè reciproca nella trasparenza da una parte e reciproca nel sostenere che chi fa il lavoro dall'altra parte lo fa bene e compare. Credo che questo sia un punto cruciale. Secondo, la disomogeneità, e Doronchi l'ha sottolineato, per quanto ci riguarda ne stiamo lavorando molto, in questo momento stiamo facendo un accordo con l'ARPA, con la Basilicata, e con l'ARPA Basilicata, siamo la sua ARPA, per sostenere e far crescere l'ARPA Basilicata con le sue problematiche, no? Che poi giungono, ci si ribaltano addosso quando sono giunte, come dicevo prima, alla magistratura inquirente. Allora forse se riusciamo assieme a costruire un sistema che dà delle risposte preventive anche su questo, forse riusciamo a stabilire anche una maggiore credibilità nostra anche verso la politica, ma verso il cittadino, anche verso la politica. Quindi io ad esempio sono uno che è stato il presidente della commissione che ha assegnato la gestione dell'inceneritore di Acerra, e precedentemente sono uno che si è gestito le conferenze dei servizi per una situazione, per diverse situazioni in campagna. Allora credo che se c'è un'autorevolezza in qualche modo, poi anche la politica che vuole giocare sulla non autorevolezza si allinea sull'autorevolezza in qualche modo, e questo non fa altro che il bene comune dei cittadini che vogliono credere in questo. Poi quelli che non ci vogliono credere vanno al nero, fanno l'illecito, quello è difficile che li risolviamo in questo modo. Io credo che questo passaggio della legge, ultima cosa che voglio dire prima dei due ultimi interventi, è Doronchi mi solleticava su una problematica che sosteniamo da tempo. Io vorrei che voi tutti sosteneste che il legislatore, o meglio la politica istituzionale, si ponga il problema di fare un fondo nazionale per l'ambiente. Questa legge, ad esempio, sul sistema nasce di nuovo con le forche caudine di dire a invarianza di spesa complessivamente. Noi ce la mettiamo tutta, ma voi capite bene che, faccio un esempio, se io devo mettere a disposizione 40 persone per fare il tutoraggio e far crescere l'ARPA Basilicata, come esempio, no? Su questo vuol dire che 40 persone non lavorano sul rapporto. E vi faccio presente che il programma triennale del sistema prevede gli investimenti, oggi prevede il coinvolgimento di 2000 unità del sistema. E ci sono più di 50 gruppi di lavoro. Il programma triennale è un programma fondamentale per noi, da dove nascono quelle regole tecniche scientifiche che poi dettano il raccordo tra una parte, diciamo, mercato, impresa oppure pubblico, no? In qualche modo, e dall'altra parte il sistema di controllo. Credo che su queste cose forse un'alleanza più compiuta nel dire va bene, ma qua spendiamo perché va speso, e c'è una fetta di credibilità. Riconoscere al sistema che spende i propri soldi, li spende bene, li spende virtuosamente, non se li mette in tasca per mazzetto per viaggi alle Bahamas, ma sostanzialmente per fare i propri lavori. Quindi c'è un discorso di credibilità complessiva rispetto al paese, alle sue istituzioni, sul quale dobbiamo lavorare assieme. E credo che questo sia un punto nevralgico. Quando parliamo dell'impiantistica, ho fatto l'esempio, appunto, l'esempio degli inceneritori, come si chiamavano ai miei tempi, adesso sono termovalorizzatori, chiamateli come, per me erano gli inceneritori. E quando si pensa, appunto, che il rifiuto su questo non è tanto in termini razionali e compiuti, in certi casi sì, bisogna negarlo, ma in altri casi è assolutamente accettabile, si vede sostanzialmente quanto schizofrenica la situazione del paese dal punto di vista, diciamo, della conoscenza e dell'accettibilità della conoscenza. Allora, credo che questa sia la finalità nel 2016 e 2017. Se noi costruiamo questo rispetto già a un percorso virtuoso in cui, come ho detto, i colleghi hanno lavorato molto assieme a noi, assieme a tutti, ma non parlo delle agenzie, parlo appunto anche dei colleghi che militano, no? Come la Fondazione, come gli Amici della Terra, come Legambiente, come tutti gli altri, no? Militano su questo. Io credo che forse facciamo fare veramente l'ultimo passo al paese. Ecco, volevo sottolineare questo punto, perché molti aspetti non hanno un aspetto tecnico, un aspetto anche di capacità di assunzione di responsabilità, è la credibilità complessiva rispetto a questo. Quindi Brandolini, era per mettere un po' diciamo il tasto e l'acceleratore sul fatto dell'omogeneità e anche della responsabilità dalle due parti, mi sembra importante. Prego. Ringrazio per l'invito e ringrazio Ispra per il suo lavoro in occasione di questo rapporto, ma in occasione di tante altre attività che
discorso e in particolare sul nostro settore, che è quello dei peraltro mi piace sottolineare che, avendo occasione di frequentare tavoli europei con associativi, con altre imprese, con altre aziende o anche istituzionali, devo sottolineare che la mole di dati e la scomposizione dei dati che ISPRA ci fornisce a livello nazionale non mi sembra che trovi uguali negli altri paesi. Mi viene da dire, o siamo, in prima persona plurale, più bravi o siamo più trasparenti, o forse siamo un po' entrambi. E questo dei dati è un tema rilevante, soprattutto in funzione dell'economia circolare, perché quello che stiamo chiedendo come associazioni a livello europeo che rappresentano le imprese è quello di avere dei termini di raffronto, di paragone, dei target che siano omogenei in tutti i 28 o 27 paesi dell'Unione Europea. Devo anche sottolineare però che in quegli stessi tavoli che frequento, purtroppo l'Italia non riesce ad affermare quelle che sono le proprie peculiarità positive. Quando esaminiamo questi rapporti, più quello degli urbani che quello degli speciali, mi verrebbe da dire, vediamo che c'è in Italia più velocità, a 2 o forse 3 o forse 4 velocità, in Italia dove la raccolta differenziata, il riciclo, la riduzione dello smaltimento di scarico funzionano bene e stanno marciando verso le migliori performance europee, e c'è invece un'Italia che è molto più indietro e molto più carente sia sotto il profilo organizzativo che sotto il profilo infrastrutturale. Dicevo, in quegli stessi tavoli che ho frequentato in queste ultime settimane, per esempio, il dibattito del giorno è il progetto di smaltimento delle ecoballe in Campania, i primi 8-10 lotti, anzi 8-10 gare, se non ricordo che siano solo una parte delle quali aggiudicate, che hanno creato un po' di scandalo. Perché? Perché alla fine la maggior parte di questi rifiuti vengono smaltiti all'estero, e vengono smaltiti in impianti di discarica all'estero, se sono confermati i dati che abbiamo potuto apprendere dagli articoli del giornale. Nulla di probabilmente non conforme alle direttive europee, forse non pienamente conforme alla gerarchia, ma questo per dire che purtroppo il nostro paese è sempre nell'occhio del ciclone, sempre più che altro considerato per quelli che sono elementi emergenziali o post emergenziali, piuttosto che per le potenzialità che può esprimere. Qui sta anche a noi riuscire ad affermare meglio la nostra reputazione, perché avere una reputazione migliore verso l'esterno ci consente di avere una reputazione migliore verso il nostro paese, verso i cittadini. Sono ovviamente d'accordo con quanto diceva prima il Presidente. E molto rapidamente, è stato detto tanto da chi mi ha preceduto, rispetto al rapporto che oggi ci è stato presentato, io evidenzio principalmente un dato. Altri sono già stati, ripeto, evidenziati, quindi non li riprendo. A mia opinione dobbiamo leggere con attenzione il dato legato allo smaltimento di scarico. 11,4 milioni di tonnellate di rifiuti speciali smaltiti in discarica rappresentano una quantità molto importante, molto rilevante, ma rappresentano anche un piano di lavoro per tutti noi. L'impresa in cui opero gestisce delle discariche, l'associazione in cui opero rappresenta delle imprese che gestiscono delle discariche, ma noi stessi siamo consapevoli che c'è una prospettiva in cui le stesse discariche devono essere ridotte in numerosità, e deve essere ridotto l'utilizzo della discarica per lo smaltimento. Quindi che fare rispetto a questo? Io voglio provare a fare un ragionamento che vada un po' al di là di quelle che sono le misure che spesso si ritengono strategiche per esempio in questo caso, ridurre lo smaltimento in discarica. Io ritengo che non dobbiamo compiere l'errore che ha compiuto per esempio la Gran Bretagna,
prevedendo una tassazione sullo smaltimento in discarica molto elevato, perché a questo non ha corrisposto un maggior tasso di riciclo o un maggior ricorso al recupero energetico, ha solamente corrisposto un maggior ricorso all'esportazione dei rifiuti. Il Regno Unito nel 2014, mi sembra sia l'ultimo dato utile, ha esportato principalmente in Olanda e in altri paesi, poi in altri paesi del centro nord Europa, oltre 2 milioni e mezzo di tonnellate di CDR o CSS, che dire, sì. Così come penso che non siano, non voglio sottolineare che non bisogna prevedere delle ecotasse, non bisogna utilizzare la leva delle ecotasse come disincentivo, ma bisogna utilizzarla in maniera tale che non si produca un effetto, a mio avviso, giudico degenerativo come quello che prima dicevo. L'altro tema è che non basta e non serve rendere più rigidi i criteri di emissione di rifiuti in discarica, perché rischiamo appunto di non far lavorare le discariche, e questo può essere un bene, ma soprattutto rischiamo di non dare una risposta a dei rifiuti che comunque ci sono nel nostro paese e che vanno smaltiti. Nel migliore dei casi questi rifiuti potrebbero essere trattati negli impianti esteri, quindi aumentare l'esportazione; nel peggiore dei casi questi rifiuti potrebbero intraprendere percorsi non trasparenti, percorsi di illegalità, e quindi aumentando invece che riducendo tutta una serie di problematiche. A mia opinione dobbiamo far leva invece su quelli che possono essere strumenti utili per fare in modo che il rifiuto, invece che essere destinato allo smaltimento, possa essere effettivamente trattato per il recupero di materia o in estremo per il recupero energetico. E questo lo si può fare faccio un esempio per tutti, se si utilizza appunto la leva della responsabilità estesa del produttore. Per esempio, nella sintesi del rapporto che ci avete anticipato è stato tracciato proprio il caso dei pneumatici fuori uso. I pneumatici fuori uso probabilmente rappresentano ancora un problema, ma io mi rifaccio qui alla mia esperienza nel territorio in cui opero. Fin tanto che non era stato previsto un consorzio nazionale che prendesse questi pneumatici e li avviasse al riciclo, recupero, comunque uno smaltimento controllato e legale, i pneumatici si ritrovavano dappertutto, a partire dai cassonetti quando andavano bene o nel territorio nel peggiore dei casi. Questo, questo è un esempio appunto che ci dice che con una strumentazione adeguata di appunto responsabilità del produttore possiamo evitare che flussi importanti di rifiuti prendano circuiti legali, ma diciamo ambientalmente collocati più in basso nella gerarchia, come può essere la discarica, o addirittura circuiti meno legali, o siano oggetto di abbandono. Un altro tema è quello del, questo è stato già detto in uno degli interventi precedenti, del Green Public Procurement o dei criteri minimi. Di questi 11,4 milioni di rifiuti smaltiti in discarica, dal rapporto risulta che il 38,4% siano inerti. Poi il rapporto, quantomeno nella sintesi che ci avete dato, non è sceso ulteriormente in dettaglio, quindi state a capire se sono inerti, di quale tipo, se siano recuperabili o meno, eccetera eccetera. Però immagino che una buona quantità di questi inerti potrebbe essere efficacemente recuperabile. Qui che cosa va fatto? Un'altra volta probabilmente non è possibile individuare criteri di responsabilità estesa al produttore, ovvero si possono individuare criteri di responsabilità come quelli che citava Doronchi all'inizio, ma sicuramente bisogna anche favorire il riutilizzo di questi materiali. So che sono aperti dei tavoli presso le regioni, presso vari territori, presso varie istituzioni, per fare in modo che nei bandi pubblici sia previsto appunto l'utilizzo anche di materiali di recupero. Una terza leva, e qui la cito solo come titolo, e poco di più, già ne parlava anche in questo caso Doron, che è quello dell'end of waste.
però subendo un waste bisogna che facciamo chiarezza. Allora da un lato c'è bisogno di autorevolezza, dall'altro c'è bisogno anche di evitare le ipocrisie. Se rispetto alla carta da macero ormai è consolidato da parte di tutti noi l'utilizzo della carta riciclata, e anche se il foglio non è bianco è un po' opacizzato perché appunto carta riciclata a tutti sta bene, su altri flussi di materiali che sono stati ottenuti utilizzando i rifiuti, questa confidenza, questa fiducia del consumatore, del cittadino o talvolta anche delle istituzioni non sempre c'è. Quindi dobbiamo fare da un lato intanto una battaglia culturale, sociale sotto questo profilo, dall'altro dotarci di quegli strumenti che in maniera terza ed autorevole validino il processo che consente di reimmettere nel mercato dei materiali che provengono dalla produzione di rifiuti. Questo che cosa significa? Siccome il primo dei criteri per questa produzione di no waste è che esiste un mercato, significa che questo processo, che questo strumento, se lo riteniamo strategico, in qualche modo talvolta deve essere sostenuto, perché non sempre il materiale che rimettiamo nel mercato a seguito della raccolta, del processamento che ha subito, può uscire nel mercato con costi che siano competitivi con le materie prime emerse. E quindi in questo caso dobbiamo pensare solo una volta a strumenti come la responsabilità estesa del produttore o leve fiscali o altro. Questi sono strumenti importanti. Una battuta è fondamentale, una battuta sul tema dell'esportazione dei rifiuti. È stato ripreso questo argomento e il rapporto correttamente già da alcuni anni affronta questo tema, e anche il rapporto di rifiuti urbani affronta questo tema, mi sembra, già dall'ultima o penultima edizione. L'esportazione o avviare i rifiuti con spedizioni transfrontaliere per il trattamento all'estero di per sé non è un problema, soprattutto in una situazione in cui siamo un mercato unico a livello europeo. A mia opinione è un problema, e dobbiamo ragionarci, quando questa è una costrizione, ovvero o vado lì o ricorro a circuiti illegali o non ho soluzione. Si è parlato molto di cemento amianto, vediamo dai numeri che un 50%, se non ricordo male, del cemento amianto viene smaltito nelle miniere in Germania, che sono analoghe a discariche, ma che però lavorano con impianti che vengono classificati come impianti di recupero. Probabilmente tutto questo va bene, sappiamo che c'è una competizione asimmetrica sotto questo profilo, perché il costo della miniera non è confrontabile con il costo di una discarica, ma sappiamo anche che questa è l'estrema razza, perché in molte aree del paese, pensiamo per esempio alla regione dalla quale io provengo, che non è certo una regione che non ha un sistema impiantistico per trattare rifiuti, non esiste una discarica dove smaltire il cemento amianto. Quindi non deve essere una costrizione, ma bisogna che fosse un mero fatto commerciale, casomai valutato su anche in un tavolo di concertazione, non degli aspetti commerciali ma della pianificazione a livello europeo. Faccio questa affermazione perché ovviamente, senza ovviamente, nei paesi del centro nord Europa, dove le politiche ambientali, le politiche di gestione dei rifiuti sono più avanzate, quindi sono anche più dotati di profilo infrastrutturale e impiantistico, per il raggiungimento dei target europei non devono ridurre lo smaltimento in discarica, devono ridurre chi un po' di più, la Danimarca, chi meno, l'Olanda, l'utilizzo degli impianti di recupero energetico a favore del riciclo, siccome quegli impianti sono impianti che, oltre ad essere accettati, oltre ad avere impatti ambientali super controllati e visibili, sono impianti che producono calore ed elettricità per le città, stanno pensando di ricorrere strutturalmente non solo alla valorizzazione dei rifiuti speciali, ma anche dei rifiuti urbani prodotti da quei territori che non riescono a dotarsi di impianti. Ancora una volta,
se alla fine questo è dentro una logica di carattere commerciale ci può stare, ma se dentro la logica per cui in Campania, in Sicilia non si riescono a fare gli impianti, pericoliamo l'esportazione, questo come rappresentante di un sistema di imprese mi sta meno bene e ritengo che sia un errore per il sistema nazionale, perché oltre a pesare nella bilancia di pagamenti rischia di impoverire il sistema industriale di gestione dei rifiuti esistente e che sia sotto il profilo tecnologico che organizzativo sta dimostrando di poter essere alla pari delle migliori esperienze europee. Finisco con alcune rapide considerazioni sul tema dei controlli e gli assetti normativi. Io sono molto tranchant, secondo me non c'è tanto dibattito su questo, ovvero i controlli, la tracciabilità, il monitoraggio, il SISTRI ben fatto, ben organizzato, sono così come la legge degli ecoreati che abbiamo anche sostenuto come associazione, sono tutti strumenti che se praticati, ben applicati, come direbbero gli anglosassoni, livellano il piano di gioco, ci consentono di avere una concorrenza leale, perché la concorrenza più spietata non è quella della società analoga alla mia che riesce a fare meglio presto, ma la concorrenza spietata è quella del circuito illegale. È evidente che i controlli bisognerebbe che fossero anche questi fatti molto laicamente, lo dico sperando di non attirare nessuna antipatia particolare, siamo soggetti ai controlli di tante autorità ed enti nazionali, delle varie magistrature, degli organi di polizia, può accadere che dai controlli non ne risulti nulla e quindi può finire lì. Tante volte i controlli invece non hanno mai termine, perché c'è sempre la presunzione che qualche cosa che non vada ci possa andare. Questo non aiuta le imprese, non aiuta le aziende, perché rappresentano costi, rappresentano inefficienze, rappresentano diseconomie. Un sistema di controlli ben fatto, ben organizzato, sistemi di tracciabilità, oltre a consentire di liberare il piano di gioco, come dicevo prima, possono consentire di restituire autorevolezza alle istituzioni nel loro complesso e quindi ad elevare quella fiducia dei cittadini che adesso è molto bassa e che non ci consente non di realizzare un inceneritore, ma di non realizzare anche un banalissimo impianto di trattamento di rifiuti per il recupero di materie, quindi senza alcun smaltimento finale in loco. Dentro tutto questo ci stanno tante altre riflessioni che sarebbe opportuno fare, ma che ovviamente non faccio per ragioni di tempo, che alcuni hanno ripreso prima di me, sui problemi di stratificazione o schizofrenia del legislatore, sulla necessità quindi di un approccio organico, omogeneo rispetto alle norme, sono troppe norme che intervengono dopo l'altro spot, e sulle tese importanti che abbiamo per quanto riguarda il settore degli urbani, in questo caso della Costituzione dell'autorità nazionale di regolazione, e soprattutto sulla necessità urgente sia per gli urbani che per gli speciali che si vada verso una strategia nazionale di gestione dei rifiuti. Questi rapporti con i provvedimenti del governo, purtroppo molto parziali, vanno in questa direzione, ma probabilmente bisogna arrivare verso una vera e propria strategia nazionale, soprattutto in occasione della discussione sul pacchetto dell'economia circolare e delle misure che dovremo attuare nel nostro paese per raggiungere i tagli. Grazie. Grazie. Grazie per l'assunto, che comporta moltissimi aspetti. Abbiamo iniziato con la Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile e chiudiamo con Legambiente. Chiudiamo il tavolo. Intanto grazie per l'invito. Registro, diciamo, Colmo di Cattivella mi ha presentato il giorno dopo del Ponte Comarca, per cui diciamo anche prima sono potuto, diciamo, rispondere a tante delle domande che i giornalisti ci fanno sul Ponte Comarca. Il rapporto di rifiuti speciali soprattutto dell'ISPA è sempre stato, diciamo,
la Bibbia, diciamo, è sempre stato un documento fondamentale che ci ha consentito quasi non di matchare ciò che era il quadro legale con ciò che invece leggevamo attraverso, diciamo, l'attività repressiva, tutto ciò che accadeva sul fronte di questi livelli. Quindi insomma il rapporto ISPRA è per noi un documento fondamentale, quindi magari diciamo per il prossimo rapporto ci lavoreremo ancora. Ieri appunto abbiamo presentato il rapporto di mafia, già dalla copertina, che vedete è una bella saretta, una bella, che diciamo rimanda all'idea di una scossa elettrica, sicuramente l'anno in cui i risultati della legge territoriale, insomma, che abbiamo voluto, che abbiamo voluto insistentemente, che ha accompagnato il nostro rapporto con mafia. Noi, a differenza di ISPRA, non siamo un istituto di ricerca, siamo un'associazione ambientalista, in qualche modo diciamo, cerca di utilizzare l'ambientalismo scientifico, le conoscenze, che sono fondamentali. Avere un quadro cognitivo il più attendibile possibile è fondamentale, ma in qualche modo cerca di portare sempre più avanti l'azione politica per dare risposte concrete ai problemi di questo paese. Quindi, insomma, abbiamo per più di 20 anni chiesto che anche il codice penale si occupasse di ambiente, che tutelasse in quanto tale l'ambiente. Insomma, siamo riusciti in questo obiettivo che in qualche modo riguarda l'intero paese. E i risultati in qualche modo si cominciano a registrare, questo non lo diciamo noi, lo dicono insomma gli inquirenti, dicono forse l'ordine, la magistratura, e lo dimostra anche, diciamo, la leggera pressione del numero di reati ambientali che diminuiscono rispetto all'anno precedente, e lo dimostra soprattutto il fatto che gli arresti aumentano, quindi un'azione repressiva, un'azione di contrasto all'illegalità ambientale, una parte importante, quella che riguarda i punti che oggi può essere combattuta in maniera più efficace. Il ciclo illegale dei rifiuti è sicuramente un pezzo importante dell'azione repressiva. Io vi do solo tre numeri, abbiate pazienza, diciamo, di mantenere viva l'attenzione su questi tre numeri, non ne volevo tantissimo. Nel 2015 sono stati accertati 5.114 reati penali nel ciclo dei rifiuti. Questo, diciamo, raccogliamo tutte le informazioni venute da tutte le forze degli ordini e degli altri ordini di polizia giudiziaria. Più di 5.000 reati penali significa più di 14 reati accertati, non commessi, stanno ragionalmente molto di più di 14 al giorno, una leggera leggera, una flessione probabilmente quasi 30%, che anche qui insomma si dimostra in qualche modo che si prosciuga l'illegalità diffusa, e l'aumento degli arresti, ci dicono gli inquirenti, fotografa un'azione razziale più incisiva che si in qualche modo concentra su quelle che sono le tipologie più importanti, soprattutto ciò che riguarda, per esempio, il traffico di rifiuti o le situazioni, diciamo, più significative. Le regioni del sud, le quattro regioni a tradizionale presenza mafiosa, continuano a essere, guarda caso, tra le regioni maggiormente colpite, più del 44% di reati nel ciclo di rifiuti si registra in quelle regioni, che dimostra come, insomma, le mafie ancora oggi, anche nel ciclo di rifiuti, continuano a dettare legge. Purtroppo in questi giorni la Sicilia è in piena emergenza rifiuti, il nostro, tra l'altro sono anche siciliano, quindi sono una cosa che mi riguarda personalmente, è una regione che non ha mai avuto una visione, una strategia di lungo periodo, ancora tira a campare, come diciamo noi, e questa situazione di inefficienza, di caos, che sta portando a pensare addirittura a fare dei bandi europei per l'esportazione di rifiuti soprattutto verso l'est Europa, che crea una situazione di caos, di inefficienza, che sicuramente è il terreno preferito per in qualche modo perpetrare delle logiche parassitarie in cui le mafie hanno sempre giocato un ruolo fondamentale. Questo per dire come le mafie, le ecomafie e la criminalità ambientale, anche nel campo dei rifiuti, non la si combatte soltanto con gli strumenti normativi e soltanto con l'azione repressiva, ma la si combatte soprattutto con l'azione di prevenzione, la si combatte soprattutto con livelli di governance per la gestione dei rifiuti, di pianificazione strategica che siano efficaci. Laddove si mettono in campo politiche virtuose di gestione dei rifiuti, sia i rifiuti urbani, ma anche i rifiuti speciali, dove c'è una visione di tutto questo, dove c'è un'idea di sviluppo, sicuramente le mafie, le ecomafie, le criminalità ambientali agiscono in maniera più meno incisiva. Si parlava prima delle demolizioni, si parlava prima delle miniere, che è un tema che mi sta particolarmente a caro, visto che
circa il 40% di rifiuti speciali deriva dagli, dagli inerti, e secondo me il tema inerti è paradigmatico, perché da una parte abbiamo, come dire, una normativa che ancora consente di poter prelevare materia vergine a costi bassissimi, le royalties che si pagano da parte dei cavatori sono bassissime, quindi abbiamo, diciamo, territori che continuano ad essere soggetti al prelievo forzato di inerti. Dall'altra parte non si incentiva più di tanto il recupero di materia, perché i costi sono talmente bassi, ovviamente gli operatori del settore ci dicono che è molto più conveniente, diciamo, prelevare materiale vergine piuttosto che recuperare, tant'è che uno dei casi più emblematici che mi è saltato a noi è addirittura scoprire un protocollo tra la regione Lombardia e la Svizzera, in cui la Svizzera apre le proprie frontiere alla sabbia vergine che è importata dall'Italia, e apre in qualche modo l'Italia, la regione Lombardia consente l'ingresso di inerti che vanno verso le cave sia di composizione ambientale, cave attive e inattive. Questo insomma per dire che l'Italia è un paese che attrae rifiuti inerti e fa uscire materia vergine, quindi questo insomma in qualche modo dimostra una sorta di schizofrenia sulla governance dei comuni. Quando parliamo di inerti parliamo di rischio idrogeologico, parliamo di tutela del territorio. Il dottor Ronchi parlava prima di demolizioni, non si fanno le demolizioni, non si fanno nemmeno le demolizioni degli immobili abusivi costruiti sulla sabbia. Allicata, un sindaco che ha semplicemente provato a applicare la legge, secondo quanto stabilisce la legge e quanto stabiliscono sentenze passate in giudicato, gli hanno dato fuoco alla casa del padre. E i primi cittadini che vogliono cominciare a demolire immobili abusivi, è tutto attaccato, noi se si parla di abusivismo inizio non si parla di giudici, è tutto attaccato il mondo. In cui sono pochissimi, perché ovviamente ci sono tutta una serie di pressioni, c'è anche una capacità della parte della casa, di una parte della casa dirigente di strizzare l'occhio sempre agli abusivi, proprio a modo di farsi anche le campagne elettorali su questo. Mentre appunto le demolizioni si è fatta in maniera selettiva, perché fare la demolizione anche in maniera selettiva significa in qualche modo ridurre la montagna di rifiuti e consentire il riciclo. La regione Veneta, per esempio, è una regione che incentiva la demolizione selettiva e consente il recupero a costi più bassi di inerti, quindi diciamo di materia prima seconda. È chiaro che questo fenomeno di precarietà in genere in qualche modo ha a che fare anche con come vengono gestite e pianificate le policy sui territori. È chiaro che da questo punto di vista, quando parliamo di capitolari d'appalto speciali, parliamo di green public procurement, quando parliamo di aumentare le royalties sul prelievo forzato, parliamo anche di legalità. Quindi non soltanto il nostro rapporto con mafia, quello che facciamo non è mai appiattito sulla dimensione repressiva, cioè non prendiamo per come la vita ciò che fanno le forze dell'ordine, cerchiamo di allargare l'orizzonte, che siamo convinti appunto che nelle politiche di governo del territorio ci possono essere strumenti migliori per sconfiggere le mafie. Chiudo, e la criminalità ambientale in genere, chiudo dicendo che i trafficanti di rifiuti che continuano a esistere, continuano a percorrere il nostro territorio, e sono trafficanti di rifiuti che sempre più spesso si muovono sul mercato nero delle materie prime seconde. Sono anche loro consapevoli del valore dei rifiuti, tant'è che tutte le indagini di traffico di rifiuti più importanti riguardano determinate tipologie di rifiuti, soprattutto rifiuti metallici, ferrosi e non ferrosi, parti di autoveicoli rottamati, plastica, RAE, eccetera, eccetera. Quindi anche i raffinati di rifiuti hanno individuato nelle materie prime seconde un potenziale, diciamo, fatturato illecito. Le agenzie delle dogane alle nostre frontiere sequestrano in continuazione container di rifiuti veri e propri che vengono spacciati con materie prime seconde e finiscono al di là, diciamo, dei nostri confini. Quindi sconfiggere, da una parte governare bene per il comune, governare in qualche modo, avere una visione sulla gestione dei rifiuti urbani speciali più programmata, significa anche questo:
di sconfiggere, prevenire quella che è anche un'emorragia di materie prime che sotto forma di rifiuti prende anche le vie dell'estero. Quindi solo per dire, diciamo, che con il nostro rapporto e più veramente abbiamo voluto in qualche modo enfatizzare anche quelle che sono le risposte positive che arrivano dal territorio e ricordare come l'economia civile, come chiamiamo noi, che è anche l'economia circolare, rappresenta la risposta migliore e che in qualche modo chiama in campo tutti gli attori di una complessa filiera che è quella dei rifiuti, ma che riguarda in generale il governo del territorio. Quindi noi ci siamo, insieme al Ministro, facciamo sempre la nostra parte, cerchiamo di fare da pungolo e siamo sempre a disposizione. Grazie mille, grazie a tutti. Allora io sono un secondo per chiudere, ringrazio tutti gli intervenuti, vi ho lasciato liberi di parlare avendo un po' più di tempo, forse era meglio lasciare un secondo giro oppure interagire con delle domande, però allora la proposta che faccio, lo dico anche ai miei colleghi, è di raccogliere una sintesi di questo incontro, di questa tavola rotonda che vi farò girare, quindi in qualche modo vedrete che trasmetterò sia come Presidente del Consiglio federale al sistema, ma dall'altro al Ministro dell'Ambiente, okay? In modo tale che sono usciti molti spunti interessanti, sono state molte indicazioni, credo che sia importante raccogliere quanto avete detto in questo. Seconda proposta, proporrò il 12, cioè il Consiglio federale, proporrò la costituzione di questo tavolo permanente in ambito rifiuti tra Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente e complesso delle rappresentanze. Vedremo come mi farò cura e mi assumerò responsabilità di come proporvelo. Terza cosa, consentitemi ancora di ringraziare i colleghi, siamo rimasti pochi qui ma so che fuori ce n'è moltissimi, stiamo utilizzando sempre più, mi scuso se il rapporto non è stato stampato, ma questo fa parte anche di quei tagli che abbiamo detto. Stiamo andando sulla dematerializzazione complessiva, fra un po' anche il Presidente si dematerializzerà, si era messo un automa nel mio posto in modo tale che non ci sia più rapporto umano, però lo trovate sul sito, sarà prodotto in piccola, così per avere, perché è un po' la mania della carta, riciclata, ce l'ho e mi rimane sempre, sono un pantico da questo punto di vista. L'ultimo accenno rispetto a una battuta, io vorrei che fosse chiaro a tutti che l'ISPRA è anche un ente pubblico di ricerca, ma è il nodo statale della rete nazionale del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente e da questo punto di vista ha un fratellino, una sorellina, chiamatela come volete, che non ha la stessa distribuzione territoriale in questo, in termini distribuiti o di concorso, che è l'ISTAT. Allora, quando si pensa all'ISPRA bisogna pensare a un qualche cosa che ha la capacità di stimolare, di acquisire, di sviluppare conoscenza ulteriore, dall'altra parte ad esempio di stimolare innovazione. Faccio un esempio, noi abbiamo degli accordi e stiamo utilizzando a tappeto in ambito ambientale l'informazione satellitare, ma non solo passivamente, ma stimolando anche le politiche di investimento satellitare del Paese relativamente alla parte ambientale, in termini di cui la parte trasformazione del territorio e quindi uso del suolo e quindi monitoraggio dell'abusivismo ma o degli illeciti sul territorio è una delle parti più consistenti che abbiamo presentato ancora recentemente e presenteremo prossimamente nella presentazione del rapporto sul consumo di suolo e servizi ecosistemici urbani, nel senso che non è semplicemente il consumo di suolo, ma la visione olistica del problema ambientale. Cercheremo sempre come ISPRA di portarla avanti all'interno del sistema agenziale, valorizzando le diverse competenze e lo porteremo al Paese col vostro aiuto e spero che condividiate questo tipo di iniziative e siate presenti e attivi come noi cercheremo di essere. Grazie a tutti di essere intervenuti, grazie ai colleghi, grazie ancora per